Ciao, cara. Ciao, Janet. Oh, ma che piacere rivederti. Oh, cara cugina, caro cugino, ma che bella sorpresa. Non ti disturbiamo, no? No, tutt'altro. Questi sono i mobili del povero zio Otto, vero? Sono tanto contenta che li abbia tu, che gli volevi tanto bene. Oh, era la sua poltrona. Mi ricordo che era seduto su questa poltrona quando è morto. Andiamo, andiamo, non devi piangere, Irene. Mi posso sedere? Ma certamente, prego. Dove? Scusate questo disordine, ma ecco, siediti pure lì. Sai che abbiamo sbagliato strada 4 volte? Sì, lo so, è un po' difficile trovare la casa. Ero andato a sinistra invece che a destra. Ma non ti abbiamo disturbato, No, vero? Non mi disturbate, siediti, Jack. No, volevamo solo farti le nostre condoglianze. Oh, povero, che immensa perdita. No. Oh, io poi gli volevo bene come se fosse mio padre. Buono come un pezzo di pane. Speravamo che ci fosse Howard. Non l'abbiamo mai vista, sai? Sì, già, ma purtroppo non... Ehi, Janet, senti, dove li devo mettere questi... Asciugamani. Senti, caro, ti prego, vieni qui un momento. Tu non conosci i miei cugini, no? No. Irene Krupp e Jack Bailey, mio marito Howard. I parenti dei quali avevamo parlato, ti ricordi, tesoro? Oh. Finalmente Howard ci si conosce dopo tanti anni. Carissimo Howard. E così sei il fortunato che si è preso Janet. Prego, sedete. Scusate questa confusione, ma è che abbiamo appena traslocato, vero caro? Abbiamo appena traslocato, non è vero, cara? Beh, si capisce. Ma che bella casa sarebbe. Sì, a tanti piace questo tipo di casa moderna, con tutte queste... Beh, la casa importa poco. L'importante è stare insieme, non è vero, cara? Ah, sì, caro. A patto di stare insieme, il resto non conta. Ah, Min, cara, grazie tante. I nostri parenti di cui ti avevamo parlato, ricordi? Vi presento una mia buona vicina di casa, Min Bissell, Irene Krupp e Jack Bailey. Molto lieta. Sai, Min, stavamo proprio dicendo che siamo felici dovunque, io e Howard. L'importante è stare insieme. Tu e Howard? Già, non è così, caro? Ah, sì, proprio così. Comunque è una gran fortuna per noi avere dei vicini come Min e quel simpaticone di suo marito. Ma che gentile. Oh, no, io dico sul serio, uno degli uomini più in gamba che conosca. Un uomo d'eccezione, suo marito. Sul serio, signora Bissell. Vogliono un caffè? Oh, no, grazie. Lei è molto gentile, cara, ma noi dobbiamo andare. Una piccola visita di condoglianze. Non vorremmo avervi disturbato. No, ma ci dovete venire a trovare, però. Ci avete fatto tanto piacere. Adesso che siamo a San Francisco ci vedremo spesso, Sì, certo. E pensare che meno di 25 anni fa questa parte della contea era completamente deserta. Non deve essere comodo, però, vivere così lontano dal centro. No, ma veramente nessuno vuole un po' di caffè? No, grazie. Arrivederla, signora. Mi ha fatto piacere conoscerla. Beh, sai, io abito qui accanto. Arrivederla. Mi saluti, Sam. Allora, ciao, cara. Sono tanto contenta di vedervi felice. Ciao, Irene. E a presto, Howard, i miei complimenti. Grazie, Jack. Arrivederci, Howard. Ciao. Ciao. Piacere, ciao. Piacere di avervi. Seguiamoli. Perché? Per 15 milioni di ragioni. Seguili, coraggio!